Reati in calo per il 2019 in tutta la provincia di Catanzaro, dagli omicidi volontari ai furti e le rapine. Dati positivi, certo, ma rimane altissima l'esposizione del territorio alle attività dell'Ndrangheta. Il bilancio presentato questa mattina dal questore di Catanzaro a Maglia di Ruocco è comunque soddisfacente. Tutti gli apparati della polizia hanno lavorato e prodotto risultati tangibili sul territorio, grazie a tutte le articolazioni, dalla squadra mobile alla Digos fino alle sezioni amministrative. La guardia comunque resta altissima. Quindi sicuramente un territorio nel quale l'Ndrangheta, diciamo, ha sicuramente una posizione determinante e quindi molto incardinata nel tessuto sociale. Un'Ndrangheta che oramai è la prima forma di criminalità organizzata, la più forte, la più potente, soprattutto una criminalità economica che non esercita la sua professione solamente in Calabria, ma come voi sapete la esercita in varie regioni italiane e nel mondo intero. La prevenzione che può fare la Polizia di Stato è una prevenzione a più lunga scadenza, dico io, quindi non soltanto quelle attività tipiche, ma anche quelle attività che aiutano e promuovono la cultura della legalità, perché poi in effetti è questo che alla lunga serve. Un contesto sicuro è dato dall'attività di tutti i componenti quel contesto del territorio, quindi a cominciare dai cittadini, perché lo Stato è fatto dalle singole persone, lo Stato è fatto dai singoli cittadini, che in ogni contesto, a cominciare da quello familiare al contesto del lavoro, fanno lo Stato.